Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho capito a cosa serve il numero 13 della base di Iron Man, per cui direi che iniziamo questo montaggio. In pratica è una struttura che serve per far ruotare su se stessa la base premium. Purtroppo, vabbè, non lo avevo capito prima perché nelle istruzioni di fatto non lo dicono, ma l'ho visto su altri video e letto vari commenti che mi avete scritto anche voi nel video precedente. Per cui direi di iniziare questa fase di montaggio, che sarà completata poi con i numeri successivi. Ok, allora andiamo ad aprire questo nuovo numero e di base, a parte questo anello e le viti, troviamo le palline che praticamente sono le classiche palline che si utilizzano per i cuscinetti, insomma, per le parti che devono scorrere girando. Poi ci sono le viti e ci sono i pezzettini di plastica e l'anello, ovviamente, che servono per creare questa struttura. Questo è l'anello, vedete che ecco, qui praticamente vanno messe le palline. Dentro questi buchi vanno posizionate le palline in questo modo e poi sopra di base ci vanno messi, ecco, vedo, spero che possiate vedere bene in questo modo. In pratica il lavoro da fare è quello di mettere questi pezzi qui sopra e avvitarli poi con le viti che ci sono state fornite. Quindi in pratica viene un lavoro di questo tipo, così, e dobbiamo avvitare con le viti IP. E adesso ecco, mi metto qui. Sono tante perché ovviamente ne abbiamo due per ogni pezzetto, quindi sicuramente ne servono diverse. Bisogna poi fare attenzione che una volta avvitata questa parte, la sfera riesca a girare correttamente, perché è ovvio che lo scopo di questo sistema è avere la pallina che gira. Ecco, in questo caso verificate che una volta che avete avvitato giri correttamente e diciamo avete completato il vostro lavoro. Per cui a questo punto andiamo a mettere i pezzi su tutte le altre sfere e poi li avvitiamo, diciamo, tutte insieme. Quindi è un lavoro, diciamo, questo piuttosto semplice e soprattutto molto ripetitivo, perché chiaramente è la stessa cosa ripetuta più volte, e appunto si termina questa fase del montaggio, che poi sarà completata quando ci daranno la parte speculare da mettere sopra, che coprirà questo sistema, permettendoci, scusate, di attaccarlo nella parte di sotto della base premium, ovvero dove c'è il vano batterie. Si andrà ad attaccare lì e questa poi, quando la base sarà appoggiata qui sopra, sarà in grado appunto di roteare su se stessa. Non so quanto possa essere sensata questa scelta, visto l'enorme peso di Iron Man e comunque l'enorme peso anche della base. Diciamo, non so quanto mi sentirei fiducioso di lasciare libera tutta questa struttura che, girando, insomma, potrebbe in qualche modo mettere a rischio 2 anni di lavoro. Però, insomma, si confida sempre nel fatto che queste cose sono in mano a persone adulte, quindi con un minimo di sale in zucca, per cui tra virgolette non ci dovrebbero essere problemi. Adesso metto l'ultima vite, poi vi faccio vedere da vicino il risultato, che comunque è piuttosto soddisfacente. Ecco qua, questa è la parte completata. Va a fuoco, quindi come potete vedere poi nella parte di sotto abbiamo le sfere che fuoriescono e sono tutte libere di girare, per cui questo è l'importante: dovete stringere bene queste parti di sopra, però le sfere devono essere appunto libere di girare, per cui se per ipotesi doveste stringere troppo,
e le bloccaste vanno, ecco, liberate. E ok, quindi questa, diciamo, è la prima fase di montaggio di questo cuscinetto che appunto serve per far roteare su se stessa la mega base premium che abbiamo praticamente quasi terminato. Questo è il numero 13, ne mancano solo altri due. L'unica cosa che non mi è chiaro è se la stecca, diciamo, con il braccio che sorreggerà il nostro Ironman ci sarà fornita ulteriormente oppure se dobbiamo usare quella della base normale. Questo non l'ho capito. Detto ciò, non credo che ci siano problemi sul montaggio di questa parte perché è molto semplice. Comunque, qualora doveste comunque riscontrare qualche problema, fatemelo sapere ovviamente nei commenti qui sotto. Io, se posso, cercherò sempre di aiutarvi. Detto ciò, vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto questo video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuna delle prossime fasi di montaggio, sia della nostra base sia di Ironman. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!